Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Oro Nuzlocke. Io sono Leone, siamo qui per continuare questa avventura. Leviamo il mouse dalla schermata e continuiamo. Allora, sono contento, ho caricato la prima puntata. Dio, cioè, non mi aspettavo così tanta gente a cui poteva piacere. Vorrei guardare un pochettino le statistiche di questo Pokémon. Se mi ricordavo, ok, mi ricordavo bene, qua non ci sono le nature, quindi i Pokémon hanno le stesse statistiche tranne per l'IV tipo, se non erro, solo gli IV cambiano, ma non me lo ricordo. O gli EV, IV, non so se c'erano già, mi sa, vediamo, controlliamo meglio, giusto per non dire cavolate. Sì, ok, ricordavo bene. Il nostro Armstrong, che è a livello 6, un maschio di Toto, dai, andiamo avanti. Non mi ricordo se c'era qualcosa in questa cittadina. Gli do un'occhiata. Vuoi testare la tua abilità come allenatore di Pokémon? Ok, va bene, niente per vincere le medaglie. No, non mi interessa. Da grande diventerò un capo palestra. Faccio lottare anche i miei Pokémon, quelli del mio amico, per rinforzarli. Va bene. Ok, perfetto. Quindi continuiamo. Cos'è? Casa della guida. Ok, sì, non mi interessa. Mentre qua c'è questo, Fior Pescopoli, la città dei fiori belli e profumati. Va bene. Hai parlato con il vecchietto vicino al centro Pokémon? Ti darà la mappa di Yoto per il tuo Pokégear. Ah, ok, mi dà la mappa di Yoto per il mio Pokégear. Interessante. Se vuoi trovare le prime armi, è normale, per tutti c'è un inizio. Se vuoi ti posso insegnare un paio di cose. No, dammi la mappa. Bene, no. Devo per forza far... Non mi dire che dice un altro vecchietto. No, dai. Lui. Ok. È un vecchietto. Dimmi che è lui. No. Devo per forza farmi tutta la pappardella introduttiva. Quanto pare. Ah, sì. Va bene. Ok. Vediamo se la posso saltare. Va bene. Seguimi. Uffa. Mi fa tutta la pappardella introduttiva per la mappa, quindi ok, sì, il centro Pokémon dove si curano i Pokémon, il Pokémarket dove si comprano le Pokéball e si fa in modo di avere oggetti per curare dai Pokémon selvatici. Il percorso 30 è da questa parte, di trovare allenatori, bla bla bla. Ok, so già come funziona il mondo Pokémon. E questo è il mare, ma non, ma dai, alcuni Pokémon vivono nell'acqua. Ok, e c'è un tizio là sotto che incontreremo più avanti nel gioco molto probabilmente. Ok, 2 minuti di video buttati così senza neanche fare nulla. Eccoti un regalino. Ricevo la scheda mappa, grazie. Questa mi sarà estremamente utile quando avremo la prima Pokéball. La mia intenzione... Ok, grazie per essermi stato di inutilità. È mia intenzione, in realtà, fare in modo di fare la prima cattura oggi. Ok, primo Pokémon di questo percorso è un Rattata. Va bene, normale. Livello 3. Vai Armstrong. Faglielo vedere Armstrong. Fagli vedere la forza. Ok, prima cattura la voglio fare in questa puntata. Rattata usazione. Oddio, la potenza. Sì. Però ho paura tanto di perdere, perché se mi entrano tipo... Se il nemico comincia a sparare brutti colpi a raffica, c'è un problema di base. Questi video dureranno 20 minuti, avranno una cadenza non regolare durante la settimana, ho deciso. Quindi, quando posso li faccio uscire, quando non posso non li faccio uscire. Te cosa sei? Sì, mangiano bacche, sono più in forma mangiando bacche, grazie. Dammi una bacca, grazie per la bacca, amico. Grazie mille. Sì, le raccolgo facendo cadere dagli alberi. Ok, bella idea. È una pianta da frutta. Ah, ma è bacca. Trovata bacca. Grazie. Ok, Dio, quanti ricordi. Le musichette. Non so da quanto tempo voi non le risentivate. Però, cioè, io ero da tanto che non sentivo queste musiche. Mi voglio saltare tutti gli incontri per... Eccolo. L'ho chiamato. E quindi Spinarak. Oh, Spinarak, c'è da dire, tra i Pokémon insetto d'inizio gioco è quello che mi sta più simpatico. Poi ditemi voi, c'è anche da sottolineare il fatto che io non lo catturavo mai, perché sì, però mi sta simpatico. Lo Spina, se mi avveleni me ne vado. Cioè, seriamente,
seriamente, una veleno spina, un avvelenamento. Una veleno spina, un avvelenamento, ovvio. L'ho preso l'antidoto. Armstrong impara ira, ok. Mio Armstrong è bello incazzoso. L'ho preso un antidoto, dimmissino. Ok, torniamo indietro veloce. Non Pokémon, non Pokémon. Maledizione. Fuggi, fuggi. Allora. Ok. È una Nuzlocke, se mi muore Armstrong è persa. Ok, fuggi. Non posso combattere, devo andare a curarmi il Pokémon. Devo stare attento anche alla sua vita. Quanta ne ha? 17 HP. Cioè, non HP. Qua sono i PS, punti salute. Quanti ne ha? 14. Zaino. Una bacca, usala. Armstrong. Ok. Perché non ho comprato l'antidoto? Io mi ricordo di averlo preso, se no non andavo mica avanti. Va bene. Se fa KO io sono, cioè, sono fregato. Cioè, come la serie Nuzlocke più corta di questo universo, sapete? Non è una cosa bella. Non è proprio per nulla una cosa bella. Quanto siamo? 10 HP, 16. Va bene, ma forse ci riusciamo. Riusciamo anche ad andare al centro Pokémon. Quanto è? 13, ok, dai. Scampato pericolo. Tutto per uno, e ripeto, una. Ripeto, una veleno spina. Complimenti, alla mia fortuna. Grandi complimenti a me stesso e alla mia futura. Curami il Pokémon, grazie. Cioè, da quanto tempo che non vedevo questa. Come era fatta qua l'infermiera Joy, praticamente. Anche se teoricamente non si è mai detto il nome, tipo. Qui. Ora a te. Tu mi dai qualcosa, tipo? Mi ricordo questo. Ha avvelenato un mio Pokémon. Ho continuato a camminare, ma poi il mio Pokémon è andato KO. Avrei dovuto avere un antidoto. Lo so, lo so. Hanno di nuovo finito le Pokéball. Perché non ne acquistano di più? Non ne ho idea, tesoro, non ne ho idea. Ok, compro. Ovviamente anche io sono scemo. Devo riempirmi di antidoti e di pozioni, visto che siamo una Nuzlocke. E non ho messo regole particolari su pozioni e antidoti. Il resto possiamo anche non prenderlo, perché di solito non ho problemi su quelle cose. Cavolo, me la sto mandando. Ora, finalmente riusciremo ad raggiungere nelle nostre fantastiche avventure il professore Oak. Perché dovrebbe essere il professor Oak, giusto? Sì. Vediamo. Ratata livello 3 contro il mio Armstrong. Ira cosa faceva? Devo ricordarvelo. Andiamo un attimo a vedere le statistiche. Non mi fa vedere mosse. No, non mi fa vedere le mosse. Non mi fa vedere le mosse in questa generazione. Cavolo, non me la ricordavo questa cosa. Andiamo di ira, dai. Facciamo meno danno a tipo. Quando mi colpivano aumentava il danno, roba del genere, che si cresce l'ira, ricordo bene ora. Infatti lui era tipo uno dei Pokémon, tipo starter, uno dei pochi Pokémon starter iniziali che imparava una mossa non di acqua quando saliva di livello. Infatti la prossima non so se è qualcosa tipo bolla oppure passiamo a roba, sto cercando di ricordare. Come morso, non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente. Se mi ricapita uno Spinarak, fu. Ok, va bene, un Utut. Che non so sinceramente se lo sto pronunciando nel modo giusto. Però chi se ne frega, andiamo avanti. Vai Armstrong. Cioè, i ricordi. Tutto ciò mi sta riempiendo di gravi ricordi che pesano sul mio cuore. L'inizio è sempre traumatico. Adesso mi fa due brutti colpi di fila. Cioè, adesso fa un brutto colpo. Io ho misso, anche se non posso, misso. E perdo al primo episodio. Cioè 10 minuti buttati così. Va bene. I primi episodi sono un po' più lenti, vi chiedo scusa. Ma è purtroppo normale. Siamo in una Nuzlocke. La Nuzlocke deve essere molto più safe del normale. Non potevo permettermi di sprecare così tante pozioni. Allora qua così dritto. E poi sinistra subito. Vai Spinarak di nuovo. Se mi riavveleni me ne vado. Cioè, dai cavolo. Armstrong, ti prego, resisti al veleno. Lanciami le bave e fallisci. Non mi avvelenare, non mi avvelenare. Ok. Uff. Mille bave.
Grazie, non mi rallentare troppo. Questo mi rallenta la velocità. No, la trave lo spino. No. Bravo Armstrong, resisti con la forza. Vai Armstrong, cavolo. Non ho mai sudato così tanto per contro uno Spinarak, ve lo giuro. Ok, stanno salendo le statistiche, va bene, non mi soffermo troppo. Oh. Casa di Mister Pokémon. Salve Mister Pokémon, qua ci dovrebbe essere qualcosa. La pianta frutta, ma è banca antiveleno. Grazie per la bacca antiveleno. Ah, questa è tipo la roba delle bacche, però mi ricordo anche che c'erano tipo le ghicocche. Forse era in quello Earthgold. Ciao, devi essere Leone. Sì, il professor Elm mi ha detto del tuo arrivo. Questo è l'oggetto che vorrei che il professor Elm analizzasse. Dicevo l'uomo mistero. Conosco una coppia di genere la pensione, mi hanno dato loro l'uovo, ero curioso, così mi sono rivolto al professore. Il professore è il massimo esperto dell'evoluzione dei Pokémon, anche Oak lo riconosce. Ed ecco Oak. Ah, allora sei tu Leone, sono Oak, esperto di Pokémon. Ero passato a salutare il mio vecchio amico, Mr. Pokémon. Mi ha detto della tua missione per il professor Elm, così, bla bla bla, non l'ho letto, sono un pirla. E questo cos'è? Un Pokémon raro, fa vedere. Ah, capisco perché il professor Elm ti ha dato un Pokémon per la missione. Per esperti come il professor Elm e me, i Pokémon sono degli amici. Sapevo che avresti trattato il tuo Pokémon con amore e attenzione. Bene, mi sembri affidabile. Vuoi aiutarmi? Guarda, questa è l'ultima versione del Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti o catturati. È un'enciclopedia elettronica. Leone riceve il Pokédex. Yeah! Catturato tutti i Pokémon che puoi per completare il tuo Pokédex. Ma mi sono già trattenuto troppo. Devo andare a Fiordoropoli per condurre il mio show. Leone, conto su di te. Grazie, professor Oak. Grazie. Stai tornando da professore Elma? Allora il tuo Pokémon dovrà riposarsi un po'. Ah, me lo curavano qui, quindi non c'era bisogno di tornare indietro. Vabbè. Conto su di te, grazie. Niente, ancora niente Pokéball, mi sa che me ne danno dopo. Ok. Una chiamata al professor Elma. Pronto, Leone, è un disastro! È davvero terribile! E ora che faccio? Oh no, devi venire subito qui. Clic. Chissà cosa è successo. Cavolo, non posso dirlo, anche se l'ho già giocato tempo fa, perché spoiler. Ma non lo dico davvero, però cavolo, dai, su, se non sapete la trama di Pokémon Oro, ragazzi, me ne vado quasi quanto avere uno Spinarak, che fastidio. Che lo devo sconfiggere, perché fra poco c'è la prima lotta contro i allenatori, quindi. Va bene, dai, due colpi, non mi. No, ti prego, ti prego. Oh, grazie. Mi devo allontanare dal microfono, scusatemi, ma è sempre, sempre un dolore. Giocare contro lo Spinarak. Contro lo Spinarak mi fa sempre male il cuore. Mi sa che non riusciamo a farla la prima cattura in questo episodio. La facciamo nel prossimo. In questo episodio facciamo la prima sfida. Una ratata. Ciao ratata. Sei tra i Pokémon più forti del gioco. Vai ratata. Vai ratata. Sei più forte. Credo in te. Puoi farcela a sconfiggere il mio Pokémon. E adesso subì un critico. Ok, ciao Ratata, grazie per essere qui a fare una comparsata nel mio video. Andiamo. Ma altro, Ratata è il Pokémon definitivo. Lo dice General Bull oppure. Vabbè, lasciamo stare le citazioni a tipo uno dei personaggi più presi in giro. Perché è uno dei primi. Vediamo se no. Però mi ricordo che si triggerava dopo. O al ritorno, cioè o all'andata. O al ritorno si triggerava una battaglia. Io curo, tranquillo, io curo. E ho detto Pokémon sono in perfetta forma, grazie, infermiera. Io sono molto contento di ciò. Andiamo. Devi ricordarmi cosa fa esattamente. Attacchi, ok. Ira. Se sei colpiti l'attacco aumenta. E quanto fa? Non c'è scritto. Attacco 20. Ok, fa la metà di coso, però l'attacco aumenta, tipo dovrebbe potenziarsi. Ricordavo bene, si triggerava un'azione. Questo mi sa che il dialogo leggo tutto, non lo so. Al laboratorio ti hanno dato un Pokémon? È sprecato per uno come te. Hai capito che ti ho detto? Beh, anch'io ho un buon Pokémon. Ora ti mostro cosa intendo dire. Ah, la prima battaglia. Ah! Punti di domanda, punti di domanda, vuole lottare. Manda in campo Cicorita. Ciao Cicorita. Livello 5. Sono un pochettino più forte. Ciao.
Ho farmato. Scusa. Brutto colpo di Armstrong. Ciccolita nemico usa ruggito. Ah, intendi diminuirmi l'attacco per poi sconfiggermi, Ciccolita? E questo ovviamente, se non lo sapete, è il rivale, di cui non ricordo il nome, quindi tra poco dovrò darglielo, non me lo ricordo. Se mi ricordo bene dovevo darglielo io, sì dovevo darglielo, però non mi ricordo quale nome sia il suo originale, quindi gli daremo un nome tra quelli predefiniti, visto che sì. Ciccolita esausto, Armstrong riceve 67 punti esperienza. Armstrong sale a livello 9. Siamo un po' sopra overlevellati. Abbiamo una buona statistica di attacco. Attacco speciale basso. E perso un Pokémon d'acqua, ricordavo bene. Puntini di domanda. Ha perso la sfida. Hai vinto. Sei contento ora? Leone vince 300 Pokédollari. Se non erro erano Pokédollari. Io sono. Puntini di domanda. Diventerò l'allenatore di Pokémon più forte del mondo. E mi spinge dopo essere stato battuto tristemente e se ne va. Ciao. Andiamo indietro, dai su che voglio fare la prima cattura in questo episodio se ce la faccio. Oh, devo resistere alla tentazione di canticchiare le musichette. Ok, posso skipparmi tutta l'erba di questo percorso. Sì, tutta l'erba posso skippare. Va bene. Ok, sì, mi sa che ce la facciamo. Non mi leggo tutti i dialoghi di Professor Elm adesso. Dell'incazzatura di Professor Elm. Ho sentito che qui hanno rubato un Pokémon. Il Professor Elm me lo stava proprio raccontando. Pare sia stato un ragazzo dai capelli rossi lunghi. Come? Un allenatore che è sfidato. Ti ha per caso detto il suo nome? Non me lo dai in automatico se faccio fine? Ok. Ah, quindi si chiama Argento. E vabbè, lo chiamiamo Argento. Hai dato un grande aiuto alle nostre indagini. Va bene, lo chiameremo Argento. Professor Elm? Elm, è terribile. Ah sì, qual è la scoperta di Mr. Pokémon? Ah, l'uovo misterioso? Ribadito l'uovo misterioso. Questo! Ma questo è un nuovo Pokémon, se così è una grande scoperta. Cosa? Il Professor Arc ti ha dato un Pokédex? Dici davvero? Ma è incredibile. Ah, Oxa riconosce all'istante il potenziale di un buon allenatore. Sai che ti dico? Potresti davvero diventare un campione. Sembri cavartela molto bene con i Pokémon. Perché non sfidi le palestre Pokémon? Quella più vicina dovrebbe essere a Violapoli. Leone, è lunga la strada per diventare un campione. Prima di partire ricorda di parlare con la mamma. Va bene. Non arrenderti, se scopro qualcosa sull'uovo ti chiamo. Sì. In realtà non so se contare l'uovo come... vabbè, Pokéball mi dice usala per ampliare il tuo Pokédex. Quindi adesso abbiamo le prime Pokéball e andremo a fare la prima cattura. Ok, tirando i Pokémon selvatici potrei catturarli. Grazie per l'ovvietà, ormai lo sapevo già, sono un pochettino... Non è la prima volta che gioco a un Pokémon. Ok. Fammi parlare con la mamma, dirgli ciao. Ciao mamma. Sto partendo a tipo 10 anni per il mondo. Eh sì, mi aiuterai. Come posso esserti d'aiuto? Risparmierò soldi per te. Figlioli, i soldi sono la cosa più importante, quindi ne risparmierò un po' per te. Sì, risparmia mia mamma, grazie. Sii prudente. I Pokémon sono amici. Tu dovete lavorare in squadra. Ora vai. Certo. Totodile, Armstrong, muoviti. Scherzo. Vai. Prima cattura. Chissà che Pokémon troveremo qui. Ah no, ci dobbiamo subire il tutorial. Non è la prima volta che ti vedo. Quanti Pokémon hai catturato? Vuoi che ti posti come catturare i Pokémon? Ah, si poteva dire di no. Non è come Verde Foglia, Rosso Fuoco. Oppure... No, forse Verde Foglia, Rosso Fuoco si poteva. Però Rubino e Zaffino no. Dai, andiamo. Devo allontanare un po' il microfono. Scusate per questo episodio. Che Pokémon mi trovo? Nessuno? Allora, che percorso è prima di tutto? Pokégear. Mappa. Questo percorso è il percorso 29. Ok, Pokémon su percorso 29 in cattura. Vediamo. Vai. Utut! Ok, questo forse potrebbe entrare anche in squadra se riusciamo a catturarlo. Forse, sono indeciso. Allora, Graffio. Vai, non me lo uccide in un colpo. Me ne vado, cioè, ma no, che sfiga, che estrema sfiga. Cioè, abbiamo bruciato una cattura, bene. Questo è un che percorso, Pokégear, vediamo se forse qua c'è un'altra cattura, magari.
Sì, percorso 46, me la brucio qui. E dai, proviamoci, cavolo, però che sfiga. Quel brutto colpo, ci abbiamo bruciato la prima cattura, così, per un brutto colpo. E il secondo Pokémon che troviamo è un Rattata che non entrerà mai in squadra, me lo prendo e sarà probabilmente uno schiavo MN. Vai, ira. C'ho una rabbia in corpo, perché quello là l'avrei fatto entrare molto probabilmente. Cresce l'ira di Amstrad. Adesso, se faccio full mi sguardo. Ok. La difesa cala. Cioè, io devo anche impegnarmi per catturare un maledetto Rattata. Non ci credo. So già il nome, eh? So già il nome. Non entrerà in squadra. Ve lo vi avverto. Preso Rattata. Rattata è stato catturato. Che gioia e felicità. Inseriti i dati di Rattata nel Pokédex. Rattata, ratto. Pokémon ratto, nelle nuove versioni, credo. Mangia qualsiasi cosa, si sistema ovunque ci sia del cibo, moltiplicandosi ininterrottamente. Del soprannome Rattata, sì. Il soprannome di Rattata. No, non mi dare fine, cioè, glielo devo dare. Ok, questo tasto, minus. Scusatemi, ma c'è soltanto un soprannome che può avere un Rattata. In una serie del genere, perché imparerà tutte le mene di cui ho bisogno. E proprio dopo questa prima cattura posso anche chiudere. Brave mene. Come vedete non ho aggiornato la grafica perché Totodile Armstrong è il nostro unico Pokémon finora di squadra. Rattata non lo userò, lo userò per le mene. E quindi via. Cosa vi posso dire ragazzi? Che per questo secondo video della Nuzlocke Pokémon Oro di Retro Gaming qua da Leone è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace, dirmi cosa ne pensate. Qua da Leone è tutto, ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video, ciao!